Napoli è una strada che da crescia patavare soffrì o malamore ma fatto a me traditore intenso come boccata quando a diventare ata e qualcosa remota sicillata. Qualsiasi posto del mondo dove vivo noi veri musulmani deve essere ceto governato dalla Sharia, dalla legge di Dio, no? Della legge dei mafiosi. Questa è una cultura di vita, persino col mangiare. Hai cambiato genere. Ma io sono contenta, mica perché me lo dice lui. Però Nutella te mangio stesso. E chi c'è qui che ci sta il maiale fatto col maiale? Il diavolo ti fa vedere queste cose belle. Il telefonino, la macchina, la scarpetta nuova, la vacanza, bum 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 ba, lampada da destra a sinistra, però all'improvviso arriva la morte. La fede è qualcosa che ci viene da sopra, da qualcuno superiore a noi, dal cielo, ci viene. Fino adesso non è venuto niente dal cielo, per me è il superiore. Se portassimo la parola di un grande filosofo, non potrebbe compensare le parole che escono dalla bocca del nostro profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Che ti fa questa cosa in testa? Mi sento tranquilla. Io se mo uscissi non mi darebbe fastidio. Mi sento bene con questo coso in testa. Come fai a sentirti bene? Quello non si può spiegare, sono cose che non si possono spiegare. E dopo il video oggi ho per voi una curiosità che riguarda uno dei maestri del cinema italiano. La sua regia ha fatto scuola e ha contribuito alla rinascita del western negli anni 60. Avete già capito, parliamo di Sergio Leone. Bene, dovete sapere che Leone non parlava inglese. Sul set dei suoi film, dovendo dirigere attori americani del calibro di Clint Eastwood, Lee Van Cleef e Eli Wallach, aveva imparato una sola espressione. Watch me, guardami, che utilizzava per farsi appunto guardare dagli attori mentre lui stesso mimava nei minimi dettagli la parte che avrebbero dovuto recitare, trasformando così questi personaggi in tipicamente italiani. Grazie per essere stati con noi, noi ci rivediamo al prossimo video.